Mister, un tiro al settimo minuto e il Mantova ha perso. C'è grande amarezza e grande cazzatura anche perché insomma la partita è stata molto equilibrata, abbiamo fatto dal mio punto di vista una prestazione importante, potevamo far meglio nell'ultimo tratto dove secondo me non abbiamo creato tantissime occasioni da gol, tante situazioni, ma di concrete poche, però è chiaro che anche andando in svantaggio loro sono molto pericolosi, una squadra che comunque è brava a giocare, a proporre e noi secondo me abbiamo fatto una partita di buon livello, non è bastato per raggiungere un risultato positivo. Hai già rivisto il gol subito? Ti sei già fatto un'idea di Non l'ho quello che ancora potrebbe essere rivisto, stato sinceramente. l'errore? Un tiro forse non irresistibile. Sì, la sensazione sembrava una traiettoria, insomma, un po' così, però ormai chiaramente ha messo in scialità una partita perché poi secondo il primo tempo abbiamo messi là, abbiamo creato situazioni da gol, abbiamo rischiato niente, quindi potevamo benissimo pareggiare. Non ci siamo riusciti, secondo tempo abbiamo continuato, loro hanno avuto un paio di sfuriate importanti in contropiede dove potevano fare il 2-0, però nel complesso hanno fatto buone cose, ma non è bastato, bisognava fare di più. Sugli episodi, mister, tu hai visto qualcosa? Il calcio di rigore su Piero Buon e il gol Bah, Piero mi ha detto annullato? che si poteva anche stare, al di là dell'episodio mi sembra che insomma, è un peccato perché abbiamo fatto una partita secondo me di buon livello e non raccogliere niente ci dà molto fastidio, questo sì. Sulle scelte iniziali, un po' ci hai sorpreso chiaramente, perché ci aspettavamo chiaramente un Mantova diverso. Com'è nata questa cosa? No, ho cambiato perché volevo coinvolgere più giocatori, perché qualcuno non era in grado di giocare, un po' per motivazioni fisiche e di energie, e li ho messi così perché secondo me era la soluzione migliore per creare fastidio a una squadra comunque che ha del gioco offensivo una parte predominante e nello stesso tempo creargli dei problemi. Penso che sia stato fatto bene, hanno fatto tutti loro, però non abbiamo pareggiato, non abbiamo vinto, quindi c'è delusione sicuro. I nuovi come li hai visti, mister? A Pedone l'ho messo perché secondo me è un giocatore che ha tutte e due le fasi, e ha quantità, sa giocare, quindi volevo dargli un po' di energia in mezzo e l'ho cambiato con Piero che mi sembrava un po' stanco. E Ludovico, anche lui, è un po' indietro di condizioni, ho parlato con il ragazzo prima della partita e effettivamente nell'ultimo mese ha fatto pochi allenamenti e bisogna inserirlo un po' gradualmente, però calcio comunque stava bene perché in questo momento sta bene e davanti secondo me hanno fatto buone cose, ci è mancato l'ultimo tratto. Alcune cose forse fino al limite dell'area di Sì, rigore, sono andati sì. molto Troppo poco di. poco concreti nell'ultimo passaggio, nel tiro in porta, nel concludere la mole di gioco che abbiamo prodotto che è stata di discreto livello. Determinante la partita di domenica contro la Virtus. Sì, era una partita importante, sapevamo, come quella di oggi, è una partita importante, poteva darci dei punti, della continuità, non ci siamo riusciti, siamo arrabbiati, delusi perché volevamo continuare dopo la vittoria, però dai, è stata una partita molto equilibrata che mi lascia molto amaro perché abbiamo fatto buone cose e perdere mi dà molto fastidio oggi. Mister, si è chiuso il mercato, 6 innesti e Mantova che speravi di avere a inizio stagione. Ma penso che la squadra abbia fatto degli interventi importanti, che sia in questo momento completa, che abbia alternative, dobbiamo solo lineare un po' di giocatori che erano fermi da un po', anche Nicolò Fazio oggi ha fatto tutta la partita, era da novembre che non giocava e quindi devo essere lucido e stare attento di non tirare troppo il collo a qualcuno e nello stesso tempo di usarli perché sono giocatori tutti importanti che alzano il livello della competizione, sono soddisfatto.